Ciao, sono Zane di Turbolab.it. Se stai usando il crypto wallet Coinomi, devi dare un'occhiata a questo video perché è successa una vicenda davvero davvero poco simpatica. In particolare, alcuni giorni fa l'utente Wright67 ha postato sul Reddit AR Cryptocurrency, quindi quello principale dedicato alle criptovalute, questa bruttissima storia. Appunto, l'utente dà la colpa al wallet Coinomi per la perdita di tutti i suoi risparmi di una vita. Che cosa è successo? Sostanzialmente l'utente sostiene che il wallet Coinomi è un wallet per desktop e mobile, in questo momento sotto accusa è la versione desktop per Windows, condivida la frase che consente di recuperare l'accesso al wallet in plain text, quindi in testo in chiaro con server di terze parti. Questo avrebbe fatto sì che l'utente abbia perso tra 60 e 70 mila dollari, veramente tanti baiocchi, in criptovaluta, quindi una perdita importante. L'utente va avanti nel proprio post sostenendo che non può essere colpa di nessun altro se non di Coinomi e di come è stato implementato il particolare wallet, proprio perché la password viene condivisa con un server gestito da Google e da Coinomi in linea di massima, ma soprattutto di Google. Quindi questa non è una vulnerabilità ad ampio spettro, non è sfruttabile da tutti, ma solamente, sostiene l'utente, da chi gestisce appunto il backend di questo software. L'incidente, come lo racconta il nostro amico, è successo in questo modo. Lui ha scaricato sostanzialmente il wallet dal sito ufficiale di Coinomi, è stato bravo perché ha controllato effettivamente che fosse firmato digitalmente e che l'hash coincidesse con quello pubblicato sul sito, quindi il file che ha scaricato era buono a tutti gli effetti. Va avanti precisando che appena installato il wallet non era firmato digitalmente nell'eseguibile, ma ha subito segnalato il problema temendo di essersi preso un Trojan, ma in realtà non era così perché gli hanno confermato che semplicemente hanno rilasciato una nuova versione agli sviluppatori con questo problema corretto, quindi nessun problema di integrità sul file. Però che cosa è successo? L'utente è uno smanettone, palesemente è un ricercatore di sicurezza, sa sicuramente il fatto suo, e questo è molto importante per dire che non è il primo che passa. In particolare ha fatto una bella analisi e ha scoperto che la password, quindi la passphrase utilizzata per ripristinare il wallet, viene trasmessa in testo in chiaro al server googleapi.com, che è un dominio ufficiale utilizzato da Google. Perché questo avviene e come avviene? In particolare il wallet Coinomi per desktop è basato sulla piattaforma, diciamo, il framework JX Browser. Che cos'è? Sostanzialmente Coinomi è un'applicazione in Java che si propone all'utente, quindi si mostra all'utente che deve utilizzarlo tramite una soluzione basata su JX Browser. Quindi fondamentalmente quello che vediamo è un file HTML aperto all'interno di JX Browser, che è sostanzialmente una versione di Chrome o di Chromium in particolare, ripacchettizzata proprio per consentire la realizzazione di applicazioni con un'interfaccia grafica che possono essere compatibili con molteplici piattaforme. Questo JX Browser, essendo appunto basato su Chrome, aveva il comportamento standard, ovvero i campi di testo venivano inviati appunto al server Google API, che abbiamo detto prima, per il controllo del testo digitato, quindi per il correttore ortografico. Questa era di fatto un aspetto che si conosceva di questo componente, di questa piattaforma, e di fatto funzionava così. Coinomi l'aveva scelta, evidentemente non avevano modificato opportunamente questo campo con la proprietà di non fare il controllo ortografico. Quindi tutto quello che veniva digitato in questo campo, compresa la passphrase necessaria per recuperare il wallet, veniva appunto sparata al server di Google per il controllo ortografico. Quindi l'utente sostanzialmente che cosa sta sostenendo nel suo lungo e dettagliato post? Sostanzialmente sta sostenendo che ci fosse qualcuno in Google che abbia avuto effettivamente accesso ai log del web server che rispondeva appunto dal server googleapi.com, abbia visto, abbia riconosciuto che questa era una passphrase,
se la sia intascata, abbia ripristinato il suo wallet su un altro computer e gli abbia di fatto sottratto tutte le criptovalute. L'utente chiede a Coinomi di essere rimborsato per questa cifra enorme che ha perso, ma di fatto l'azienda non ne vuole rispondere. Dice che sostanzialmente non era una vulnerabilità tecnica di tale importanza e comunque relativa al proprio wallet. Più in dettaglio, Coinomi ha pubblicato questo blog post nel quale propone la propria versione dei fatti e secondo me è piuttosto interessante e ben fatta anche la risposta. Credo valga veramente la pena di dare un'occhiata. In particolare, quelli di Coinomi non nascondono che gli ingegneri che si occupano del loro browser hanno effettivamente verificato che c'era questa trasmissione della passphrase, della frase di ripristino verso il sito di Google, ma solamente nella versione desktop. Quindi chi avesse utilizzato Coinomi nella versione per Android o iOS non è interessato da questo problema. Ci sono però un paio di precisazioni che fanno qui il team di Coinomi che secondo me vale la pena di citare perché sono importanti. Innanzitutto sostengono che la password non sia stata trasmessa in chiaro ma fosse stata crittografata in HTTPS. Dunque, diciamo così, io ho visto gli screenshot dell'utente che ha segnalato il problema e li ho confrontati con questa informazione. Sostanzialmente, da quello che conosco del servizio Google SAPI, viene utilizzato HTTPS un po' per tutto, quindi diciamo che questo potrebbe essere un aspetto, se non altro, non del tutto chiaro di come è andata la vicenda. Tenderei a dare ragione a Coinomi su questa parte qua, che effettivamente la password non fosse trasmessa in testo in chiaro, però di fatto bisogna capire perché lo screenshot mostri una chiamata in testo in chiaro. Non escludo che possa esserci stata l'interferenza dello strumento di monitoring che non ha permesso all'utente di ricreare la situazione alla perfezione, ma non mi esprimo più di tanto. Di fatto tenderei a dare ragione a Coinomi comunque sulla trasmissione della password in chiaro. Di fatto precisano anche che la password non veniva trasmessa a meno che non si tentasse appunto un'operazione di ripristino come quella che ha fatto il nostro amico. E qui invece la parte che francamente mi lascia un pochino più perplesso. Di fatto argomentano che la password inviata, comunque la passphrase inviata ai server di Google, non era mantenuta in cache, processata, non era fatto nessun altro intervento perché il web server ritornava un codice di errore 400 dovuto al fatto che la chiamata non includeva la chiave necessaria appunto per accedere al servizio. Ora, da operatore del settore vi posso dire che niente vieta tecnicamente che una richiesta 400 non venga loggata e conservata sul server. Questa osservazione che fa Coinomi non è assolutamente corretta. Loro dicono fondamentalmente che siccome la richiesta è arrivata al server ma era errata, il server non l'ha loggata. Questa è un'affermazione assolutamente arbitraria, non c'è nessun vincolo tecnico che vieti al web server o comunque al server utilizzato come endpoint di questi API di loggare comunque la passphrase. Quindi di questi tre punti, diciamo, quest'ultimo è palesemente errato, gli altri due invece secondo me possono essere corretti e sono buonissime argomentazioni da parte dell'azienda. Il blog post va avanti sostenendo di fatto che hanno immediatamente rilasciato una nuova versione del problema, però di fatto stanno scaricando la colpa sull'utente, stanno dicendo che questo significa di fatto che loro non hanno mai ricevuto questa passphrase ed è tutta l'analisi che ha mostrato il nostro utente, si vede che Coinomi non è mai stata coinvolta nel processo. La password è stata ricevuta solamente da Google in formato crittografato, hanno immediatamente rilasciato un aggiornamento, quindi gli unici che avrebbero potuto effettivamente mettere le mani su questa passphrase sono proprio il team di ingegneri da parte di Google. Quindi di fatto stanno dicendo che la colpa sarebbe eventualmente di Google. Di fatto le argomentazioni, ripeto, sono piuttosto solide. A questo punto bisogna capire un pochino a chi credere. Di fatto quelli di Coinomi dicono che potrebbe essere che l'utente o ci sta mettendo della malizia e sta provando a ricattarli ed è ancora in controllo dei propri fondi, oppure che il computer dal quale ha operato era infettato da un malware che ha compromesso i suoi fondi ed è stato quella la vera responsabilità e il vero responsabile di questo hack.
Ora, stando così le cose, è un pochino difficile sapere a chi credere e di chi sia la responsabilità. Ognuno si faccia la mia idea. Personalmente non mi espongo più di tanto perché appunto non abbiamo il quadro completo della situazione. Le argomentazioni esposte dal ricercatore sono valide, però ripeto, implicherebbe che qualcuno in Google abbia effettivamente avuto accesso a questo log e abbia rubato la password. Quindi la colpa sarebbe comunque in Google. Ora, non so come la vogliamo vedere, se siamo in un'ottica negativa di Google o positiva di Google, ma comunque Coinomi non è direttamente coinvolta in questa equazione, se non per il fatto che appunto hanno fatto questo errore di configurazione che ha inviato la password in chiaro. Personalmente, se state usando il wallet Coinomi su PC, la raccomandazione è di aggiornarlo immediatamente scaricandolo dal sito ufficiale e dopo aver verificato che effettivamente l'hash corrisponda e che quindi non sia stato compromesso il file che scaricate, e da lì in poi dovreste poter stare tranquilli. Se però volete avere uno step di sicurezza in più, valutate di acquistare un wallet hardware che non invia mai fondi a meno che non si prema fisicamente il pulsante sul dispositivo, oppure di rivolgervi a un wallet multi valuta alternativo come può essere ad esempio Exodus, che io ho già raccomandato in un'altra serie. Ovviamente nulla vieta che quelli di Exodus non ci sia una vulnerabilità di questo tipo dietro, però in questo momento non ci sono almeno delle segnalazioni relative ad Exodus. Bene, da zandi.turbola.it è tutto. Come al solito fatemi sapere che cosa ne pensate di questa vicenda, se credete che l'utente stia mentendo, che Coinomi stia mentendo, che l'utente abbia ancora i soldi e gli stia solamente recattando, oppure che se pensate che l'utente abbia perso i suoi fondi perché era infettato da malware. Insomma, fatemi sapere che cosa ne pensate di tutta questa storia nei commenti qua sotto, mi piacerebbe sentire un po' l'opinione di tutta la community. Mentre invece, per essere informati ogni volta che pubblico un nuovo video, non dimenticate di cliccare sul grande pulsante rosso iscriviti, mentre invece se questo video ti è piaciuto ti chiedo di cliccare sul pulsantone rosso mi piace, per me è sempre estremamente importante, quindi ti ringrazio in anticipo se lo farai. Al prossimo video, ciao!